Benvenuti a un nuovo appuntamento con la voce delle istituzioni. Quest'oggi parliamo di La Valle Agordina con il sindaco Ezio Zanetti. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno. Il tema di quest'anno è ovviamente quello del Covid, un tema che ha impegnato molti comuni, anche con problemi, insomma, organizzativi e anche per le cose pratiche, no? Per i servizi. Alla valle com'è andata? Beh, alla Valle, innanzitutto siamo stati, non so se i più fortunati o più sfortunati, no, abbiamo avuto il primo caso a marzo di tutta la provincia, i primi due casi a marzo. Però passato quei paio di mesi, là, mese 2, dove abbiamo avuto un po' di positivi, là, prima di tutta l'estate siamo stati indenni a tutto quanto. Adesso ultimamente purtroppo abbiamo qualche ricaduta, penso come tutti, ma niente di grave, niente patologie gravi o così, ricoveri o non ricoveri, niente di tutto ciò. Quindi diciamo che fino adesso ci è andata bene, siamo stati i primi, speriamo di non essere gli ultimi, insomma, ecco, di aver finito così, ecco. Nel frattempo, insomma, Allora, sì. sì, però il discorso appunto, questo ha implicato un po', se sia tutto il lavoro nostro come comune, non comune, e specialmente il discorso della ripresa delle scuole e dell'asili, perché quello è stato un po' un inconveniente che si doveva aspettarselo. Comunque in qualche modo abbiamo sopperito, noi abbiamo una scuola elementare solamente, la scuola e un asilo. Siamo riusciti con i distanziamenti, con tutto, a sfruttare i posti che avevamo già a scuola, senza problemi di spostare altre sedi o fare altri lavori, spostando quelli, acquistando materiali nuovi, banchi nuovi, comune per il momento, non il governo, mi raccomando. Che non pensano che alla Valle sia arrivato i banchi, non banchi, non è questo il discorso. Insomma, in qualche modo, sia perché abbiamo una scuola a tempo pieno, quindi noi avevamo il problema anche della mensa. E anche con la mensa abbiamo cominciato proprio ieri, per il primo giorno, a fare il tempo pieno, e insomma è andata abbastanza bene, con due turni invece che un turno solo, si riesce a, come prima, praticamente a mangiare tutti gli alunni. Abbiamo aumentato un po' i banchi, distanziati un po', spostati in un altro locale qualcuno, e siamo riusciti, così stesso con i trasporti, siamo riusciti a combinare due viaggi al posto di uno, e quindi rientrando sempre nei tempi previsti per la scuola, per le lezioni, per tutto. Quindi in qualche modo siamo riusciti a sopperire tutto quanto. Praticamente per noi è quasi una normalità, a parte i bambini che devono andare con la mascherina fino a scuola, eccetera, eccetera, robe là, le norme nuove, che roba là, ma per il resto insomma possiamo dire che basta non succeda qualche caso di contagio così, che poi va a intralciare o complicare tutta la storia, insomma. Speriamo di no. Ma e a livello di costi aumentano? I costi, sì, i costi aumentano, insomma, aumentati per tutto il discorso dei lavori che abbiamo fatto e dovuto fare per l'acquisto di materiali nuovi, quindi sanificatori, eccetera, eccetera, roba là. E aumentano come comune, attualmente insomma è aumentato poco e niente, è aumentato un po' il discorso mensa, perché devi farla a monolazione, quindi per forza aumentato il discorso là. Per il resto insomma, più che altro sarà aumentato qualche costo per la scuola sicuramente, perché c'è qualche bidello, c'è tutta la sanificazione che devono fare giorno per giorno, e quindi senz'altro, ma insomma dai, non è che siamo messi poi tanto male col discorso là. L'asilo, lo stesso, l'asilo, anzi abbiamo avuto un incremento, perché la scuola là, noi non è che sia coperta da tutti quelli del paese, del comune, noi siamo neanche la metà, ma siccome siamo nelle vicinanze di Agordo, 2 chilometri e mezzo di Agordo, abbiamo il tempo pieno, diamo la disponibilità alla gente di portare i ragazzi prima la mattina, prenderli dopo la sera, eccetera, eccetera, e quindi sono tanti da Agordo che vengono su, anche perché cominciano con l'asilo, che gli diamo gli stessi discorsi all'asilo, quindi li accogliamo prima la mattina, stanno là fino alla sera quando i genitori possono arrivare a prenderli, e quindi una volta fatto si creano delle famiglie che poi, finito l'asilo, passano là direttamente Ah, sì. alle elementari, perché sia gli alunni che si conoscono fra di loro, sia le famiglie stesse degli alunni, quindi dopo il discorso, finché possiamo, è uno dei pochi servizi che abbiamo ancora alla Valle, possiamo reggere, e speriamo che duri. Sì, spesso si dice fornendo i servizi riesce a non far fuggire le persone. In sto caso siete riusciti ad Siamo a attirarle. tirare le persone, a tirarle, sì.
anche perché siamo vicinissimi a Agro, insomma 2,5 km. Uno che parte da un campo all'altro di Agro, tanto vale che parte da Agro e viene alla valle, insomma. Poi il pulmino va a prendere fino a Agro, quindi non c'è nessun problema. Ecco, la Valle appunto è un comune che ha una grande estensione, passa dal Cordevole di base fino alla montagna, è un territorio molto particolare, è anche uno dei, ci sono anche dei passaggi molto importanti sulla Gordina, uno di questi è quello di La Muda che nel 2018 ha dato qualche problema. Diciamo che 2018 sì, ha dato qualche problema, ma già due volte prima è successa la stessa roba, era già la terza volta ormai dal Vaia che succedeva questo discorso qua, quindi è una roba ormai, sono 4-5 anni che abbiamo avuto problemi. Finalmente anche diciamo con i fondi Vaia, i fondi poi sono stati anche con quelli, si è stati riusciti a metterlo a posto tutto quanto, la Ventostrada ha fatto i lavori finanziati appunto dal Vaia, da loro, e difatti proprio l'ultima pioggia forte che ha fatto, che sembrava che dovesse fare non un Vaia ma quasi, è stato dentro sto controllo e controllato, funziona benissimo, anzi dormiamo sonni tranquilli tutti quanti, sia noi come amministrazione, sia quelli della strada, sia quelli delle case stesse che sono quelli che sono stati evacuati ormai più volte. Sì, è una questione di sicurezza, ma anche una questione di trasporto e di collegamenti. Infatti, con il resto. Infatti, collegamento con tutta la Gordina, insomma, tagliato quello si taglia tutto, insomma. Perché quando chiudono quella strada là, la Val del Mis non se ne parla neanche. Il passo Duranche, l'altro che ci collega dalla parte di là, non se ne parla, perché se va in tilt quella, tanto più sono già andate in tilt tutte le altre strade. Come territorio sì, appunto siamo vasto, abbiamo diversi problemi per quello, più che altro come territorio in sé per sé. Perché addirittura confiniamo con Longarone, quindi siamo l'unico paese della Gordina che confina con Longarone, ecco, e come territorio è vasto e abbiamo anche qualche frana in movimento, proprio la parte alta del paese, un paio di frane che proprio col Vaia si sono mosse, insomma. In che zona siamo lì? La zona sono tutte e due, una verso il Duran praticamente, e la famosa frana di Dagarei che è venuta sotto controllo ancora da anni fa, ha fatto una strada di accesso sotto controllo, però i punti stessi di controllo stanno camminando, insomma. Una volta li trovi qua, una volta li trovi più in giù, una volta in questo momento qua. Difatti i danni del Vaia che ha fatto là quella volta là, probabilmente è stata la frana che si è mossa, che ha fatto diga e poi è partita di colpo e quindi ha fatto grossi danni lungo la statale, sì, sulle baie delle vicine, ma lungo anche la statale del Passo Duran, la provinciale del Passo Duran. Poi ne abbiamo una dalla parte opposta, verso la Foca, per capirci, verso la parte, verso Longarone, verso la parte là, verso l'alta via dalla parte di là, e anche quella è una frana in movimento già da diversi anni. Diciamo che non sono pericolose per il paese, almeno finché non sono là, però potrebbero creare queste dighe, questa roba qua, e poi fare danni maggiori anche in paese, insomma. Sì, insomma, bisogna starci molto, molto attenti. Per quanto riguarda in generale i lavori di difesa idrogeologica, ci sono delle operazioni in corso, altre in programma? Cioè... Allora, a questo momento qua, difatti mi sembra che dobbiamo preparare le schede, nuove schede per il discorso idrologico entro il 20 di adesso di ottobre, le nuove schede. Come lavori in sé per sé, non sono stati fatti come sull'asse dei torrenti, non è stato fatto ancora niente praticamente. Adesso è stato appaltato, sempre qui fondi Vaia, è stato appaltato un lavoro a monte del paese, dove abbiamo la centralina elettrica, di una grossa scogliera a difesa appunto a monte del paese, dove sembrava che da Vaia dovesse essere scalzata e costituiva un pericolo. Però a parte quello, ancora come servizi forestali, e genio civile dei forestali, ancora non sono intervenuti sul paese perché hanno fatto appunto l'intervento alla Muda. Quindi ha detto accontentatevi di quello per intanto, adesso dal prossimo anno vediamo, dobbiamo fare i programmi per sistemare anche il resto del paese, insomma. Perché quando è stato Vaia ha tenuto bene il discorso, però perché c'erano già fatti degli argini, delle briglie e tutto quanto, ma è stato mezzo scassato. Quindi adesso sarebbe da ripristinare il lavoro, a parte questa zona a monte che dicevo prima, insomma. Abbiamo anche lo stesso problema giù, che nessuno mai l'ha notato, perché non si vede, giù nella zona commerciale delle campe, no? Sotto il supermercato, sopra il ristorante là, adesso anche là abbiamo appaltato un lavoro proprio questi giorni qua, no? Di scogliere sotto nel Cordevole a protezione appunto della ciclabile che c'è sopra, e sopra la ciclabile abbiamo i
fabbricati, abbiamo appunto il ristorante, abbiamo il supermercato e quindi. Ma le Altri attività. lavori dopo come ha fatto come vai, Sì. sì, abbiamo completato delle strade silvopastorale, una è completata, quella è la Malgarova, l'altra è la Malgafoca dove c'è stato l'incendio della baita, della casera quella volta là, la stiamo ultimando adesso a giorni. Quello sarebbero finanziamenti dell'anno scorso. I prossimi appunto sono altri finanziamenti che abbiamo già appaltato tutti i lavori, le altre strade silvopastorali. Come quella dei freschi, chiamiamo noi, quella delle altre strade, insomma. Quindi abbiamo 5 lavori, adesso abbiamo appaltato proprio questa settimana qua. Appaltato, già contratto e tutto, affidati i lavori. Sono lavori che ormai si faranno il prossimo anno, come è successo l'anno scorso, per intanto sono appaltati, il prossimo anno si parte. Per quanto riguarda la rimozione degli schianti, degli alberi. Ma là siamo un po' indietro, non un po' indietro siamo. Qui abbiamo appaltato sì, due grossi appalti a due ditte e lui abbiamo diviso tutto il comune in due parti. Una ditta locale e una ditta a sud dell'Alto Adige. La ditta locale ha cominciato in ritardo ma ha cominciato a fare qualcosa. Quella dell'Alto Adige, abbiamo avuto l'incontro l'altro giorno, adesso sembra che comincino ai primi di dicembre. Ma che era forse, ma non lo so. Se va via l'inverno bene, visto che loro molto più comodo il lotto loro, perché è quello che va su verso il Passo Duran, quindi è più accessibile, vediamo insomma. Per il momento siamo mezzi a piedi. Ma ci sono tante zone in cui la pendenza è elevata, Nelle zone qua, certo, ma dove tutte rimuovere gli abbiamo alberi. quasi tutte le zone, perché abbiamo tutta la zona della Foca, di Fresca, che chiamiamo noi, quella su verso Malcacale, verso il Duran, sono tutte zone, tutti pendii molto e serviti da strade silvopastorali, insomma neanche tanto che stiamo mettendo a posto adesso, insomma, ecco, quindi non è che difficile, anche abbastanza lontani dalla strada vera e propria, quindi comunque vediamo se riusciamo almeno una buona parte di recuperare lo stralegname e pulire il bosco almeno. Poi dice sempre il problema, il terreno, il bosco è del privato, il bosco è del demanio. In questo caso anche da voi penso ci Noi sia un po' abbiamo sì, di. tutti i boschi, diciamo, la parte bassa verso il paese, tutti privati. La parte alta, come dicevo prima, allora verso la Foga, verso le zone del Durano e così, sono boschi comunali. Noi abbiamo appaltato sì il discorso di boschi comunali, ma d'accordo con le imprese che i boschi vicini dove abbiamo i nostri raccolgono sempre, se i privati sono disposti, sempre d'accordo, raccolgono anche quel legname là. Perché sarebbe, se no, altrimenti. Si pulirebbe solo la parte alta del paese e rimarrebbe la parte bassa, che è quella magari più importante, è tutto importante, ma comunque più visiva, più Sì, forse anche un po' più trafficata, diciamo. esatto. Tra Vaia e l'inizio dell'emergenza coronavirus c'è stato poco più di un anno. È stato un anno in cui le imprese hanno potuto anche, no, lavorare, specie nel post Vaia. Poi è arrivato il Covid, tutti fermi per un po'. In paese che aria tira sotto il punto di vista della tenuta economica delle attività? Cioè, c'è chi inizia a manifestare qualche difficoltà? Ma sì, diciamo che noi abbiamo poche attività in paese là, no? Però poche attività veramente, perché abbiamo pochi servizi. Qui i servizi hanno retto per il momento, sì, perché i servizi che avevamo, mangiare, e quindi dai, devi mangiare, vai o non vai, Covid o non Covid, devi mangiare, o altri piccoli servizi che hanno tenuto, insomma. Diciamo che anche gli artigiani, o le piccole imprese, gli artigiani, anche se sono stati favoriti dal discorso Vaia, che potevano lavorare, no? Perché lavoravano già sì, sul discorso Vaia e quindi erano autorizzati, cioè, a lavorare anche durante il Covid, quindi in qualche modo hanno sopperito, hanno avuto dei fermi, specialmente un mese e qualcosa, ma dopo è stato ripreso il discorso abbastanza bene, anzi diciamo che adesso fai fatica a trovare gente che ti fa i lavori più che. Perché si sono Quindi anche accumulati, si magari. sono accumulati appunto per questa perdita che abbiamo avuto, ma non è stata neanche eccessiva, insomma, anche per dopo sono le aziende agricole, così quelle per forza hanno dovuto lavorare e quindi non abbiamo avuto fabbriche, roba così, che hanno, oppure alberghi per dire, no? Che noi non abbiamo alberghi nella nostra zona, quindi per quello è un male, ma è stato bene questo momento qua che almeno
non mi ha avuto danni. Sì, diciamo si è sentita meno, Sì, si là, il discorso. è sentita meno Esatto. la botta. Con questo ultimo approfondimento appunto sulla situazione delle imprese si chiude il nostro tempo a disposizione. Ringraziamo il sindaco di La Valle Io per saluto questo. tutti, anche i miei concittadini e tutti gli altri, e ci vediamo la prossima volta. Speriamo in bene questo discorso del Covid-19 adesso, perché il vai ormai speriamo sia passato per il momento, ma quello, il Covid rimane, insomma, speriamo di continuare e di riuscire a uscire anche di questa roba qua. Grazie a tutti. E speriamo quindi di non avere problemi in futuro. Buona serata.